Cari amici, nel caso dei diavoli della Bassa Modenese tra il 1997 e il 1998, alcune persone vennero accusate di far parte di una setta che organizzava riti satanici, durante i quali addirittura sarebbero stati abusati ed assassinati dei bambini, insomma si parlava di sacrifici umani. E ad alcune famiglie vennero sottratti i figli con delle accuse non solo diffamanti, ma soprattutto con delle accuse che poi si sono rivelate false. La verità processuale stabilì che non ci furono riti satanici né tantomeno che vennero commessi omicidi e venne inoltre ipotizzato che le tecniche di interrogatorio dei bambini avessero portato a far credere a questi falsi ricordi. Il buon Don Ettore Rovatti, parroco di Finale Emilia, nel 2015, riferendosi al caso della Bassa Modenese, disse che PM e assistenti sociali si muovevano seguendo una morale nordcoreana secondo la quale il figlio apparteneva allo Stato e non ai genitori. Sapete a quale associazione facevano riferimento questi assistenti sociali? CISMAI. E nel caso dell'inchiesta Veleno, condotta dal giornalista Paolo Trincia, inchiesta che suscitò così tanto clamore da portare alla riapertura del caso, ebbene in questa inchiesta sapete qual è il nome dell'associazione che torna di continuo? Proprio CISMAI. Qual era il nome dello psicoterapeuta che spuntava fuori qua e là come riferimento per i metodi psicologici utilizzati nei confronti dei minori? Guarda caso, è proprio Claudio Foti, il direttore del centro studi Hansel e Gretel, che poi è una onlus, no? Una onlus. Claudio Foti, che vi ricordo, non è laureato né in psicologia né tantomeno in psichiatria, ma bensì è un laureato in lettere. Ah sì, certo, poi si è specializzato nello psicodramma, sì, però non ha una laurea in psicologia. Ma tra le psicologhe coinvolte nella vicenda Veleno, guarda caso, c'era anche Cristina Roccia, che guarda caso a quel tempo era la moglie proprio di Claudio Foti e guarda caso era coinvolta anche il medico ginecologo Maria Rosa Giolito, anche lei orbitante intorno al mondo di Hansel e Gretel, tanto da avere scritto perfino un libro in collaborazione proprio con Claudio Foti. Non solo, Hansel e Gretel, Foti, Giolito e Roccia sono anche i protagonisti della vicenda di Sagliano, che portò al suicidio di una famiglia intera e di cui vi ho parlato nel mio ultimo video. L'esito di quella indagine era finito perfino al centro di una petizione della stessa onlus Hansel e Gretel, petizione che aveva pubblicato sul suo sito con tanto di appello: firma anche tu la petizione sul caso Veleno, una ricostruzione confusiva che distorce i fatti per dimostrare una tesi precostituita. E guarda caso, anche le psicologhe che interrogarono alcuni bambini proprio nel caso Veleno provenivano dalla onlus Hansel e Gretel. Solo l'indizio di casi mostruosi sui quali occorrerebbe fare piena chiarezza. E lo stesso accade anche nell'inchiesta Veleno sui demoni della Bassa di Paolo Trincia. Mentre il 2 luglio il direttore del Foglio, Paolo Cerasa, che anni fa ha scritto un libro sulla caccia alle streghe di Regnano Flaminio, ebbene, rispondendo ad un lettore, ha scritto così: nel momento in cui si era qui a leggere dell'indagine su Reggio, mi chiedevo dove avevo già sentito alcuni dei nomi protagonisti di questa inchiesta. La risposta è in due parole: Regnano Flaminio. Era il 2007 e in quell'inchiesta, che questo giornale ha raccontato a lungo, il dottor Marco Mansi, PM di Tivoli, a quale perito affidò le indagini? A Claudio Foti. E a chi vennero affidate alcune perizie fatte al Bambin Gesù di Roma sui bambini di Rignano? A un professore affiliato al CISMAI. E a chi vennero affidate alcune perizie fatte ancora ai bambini di Rignano? Ancora al CISMAI. Quindi di nuovo CISMAI, Foti e Hansel e Gretel. Oggi Foti è accusato di avere alterato lo stato emotivo e psicologico di una bambina usandola come cavia.
Nelle carte dell'ordinanza si legge che praticamente avrebbe convinto questa bambina di avere subito degli abusi durante la sua infanzia. I metodi usati da Foti, Hansel e Gretel e Cismai, anche se non avessero dei risvolti penali, hanno già causato dei danni enormi e delle sofferenze atroci, delle cicatrici, delle ferite nella carne viva, delle ferite nel cuore e nell'anima di poveri innocenti. Poi c'è un risvolto politico del quale però praticamente nessuno ha parlato. Infatti si è dimessa l'avvocato Rossella Ognibene dei 5 Stelle dal Consiglio Comunale di Reggio. E perché si è dimessa? Perché praticamente ha accettato di difendere la Anghinolfi. La Anghinolfi è un'icona LGBT, è una dirigente dei servizi sociali dei comuni della Valdenza ed è il personaggio chiave, accusata non solo di aver fatto strappare ingiustamente i bambini alle famiglie, ma di averli poi affidati anche ad amici e conoscenti, a coppie gay, a proprietari di sexy shop, a famiglie con figli suicidi e ovviamente anche ad una sua ex. Le dimissioni dell'avvocato Ognibene, sia chiaro, sono state chieste a gran voce per primi proprio dai 5 Stelle. Ora però io mi domando, no, così per dire, ma com'è possibile che il concetto di onestà sia diventato un concetto soggettivo? Com'è possibile? L'onestà non è più un fatto, non è più una cosa oggettiva. Che poi, piccola parentesi, nell'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la Anghinolfi, l'ultimo post che ha pubblicato prima di essere arrestata, ebbene in questo post inneggiava al capitano della Sea-Watch, Carola Rackete. Ovviamente quella sull'avvocato Ognibene è solo una mia riflessione, ma questo perché se io fossi un avvocato, la Anghinolfi non la difenderei nemmeno per tutto l'oro del mondo. E poi tengo a precisare che questo non è certo un attacco ai 5 Stelle, ci mancherebbe altro, anche perché in questa sporca faccenda i 5 Stelle non c'entrano davvero niente. Però c'entrerà presto tutto il governo se continua a non interessarsi di questa faccenda, se continua ad interessarsi di altro e soprattutto se non fa qualcosa immediatamente e qualcosa di concreto. Perché una visita di Salvini a Bibbiano non serve a niente se non a farsi un po' di propaganda elettorale. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio.